Cioè io nel 2008, che avevo 25 anni, quindi ero più grande di te di 5 anni, e c'era una gara internazionale che si chiamava Arena Indoor, praticamente a Voghera la facevano in un ranch. Bellissima, una gara stupenda. Era uno dei primi esperimenti indoor che si vedevano in Italia, se non la prima addirittura in assoluto, organizzata da Modellismo RC. E lì praticamente venne a fare quel commento di quella gara Momina. Momina era il commentatore TV del motocross e supercross trasmesso su Sport Italia. Ora non mi ricordo su che canale la televisione, però lui faceva il commentatore di mestiere e venne a fare il commento della Race of Champions che si faceva il sabato notte all'11, una cosa del genere, che era una gara di 15 minuti a eliminazione e vinceva chi rimaneva l'ultimo in pista e Sì, vinceva sì, sta sì, sì. gara. E praticamente, siccome questo tizio, che non sapeva minimamente chi caspita erano quei nomi che lui leggeva sulle macchine, gli avevano preparato, tra Piero Cresta e tutti gli organizzatori, gli avevano preparato un vademecum dove lui col microfono, mentre commentava, c'aveva sto vademecum più i tempi, e aveva i nomi dei piloti, gli sponsor che avevano, qualche aneddoto, eccetera. Fabrizio Teghesi, nel 2008, a 26 anni, ero, come nomignolo, la giovane promessa. Ero Certo. 6 anni più vecchio di te. Sì. Cioè, No, è pensa vero, alla differenza. si è abbassato molto il. Cioè, si inizia a correre molto prima, secondo me, Caspita, rispetto anche caspita. Non a. solo nascano i primi figli da. Cioè, ma lo sai io nei primi 3 anni o quattro quante cacate monster ho fatto e poi correvo con materiali. Ora chi corre corre subito la roba buona, no? Cioè difficilmente va a prendere una macchina più vecchia di 3 anni e ci fa l'italiano. Nel senso, io avevo un RTR quando sono andato a fare la Coppa Italia e sono arrivato secondo, per dire. Cioè, prima c'era molto più cioè all'inizio correvi con le cacate, rompevi una valanga di roba perché nessuno ti spiegava come caspita. Cioè, per questo io anche faccio tutti i video, tutte le robe, cioè, io non ci guadagno niente a farle e io non sono pagato per fare il modellista, nel senso, quindi insomma, cioè, questo canale è la mia pagina dove io scrivo i miei risultati, ma in realtà, insomma, lo sai, io ho sempre aiutato tutti quanto e più che ho potuto. Sono stato il primo pilota a avere il sito internet italiano del modellismo perché studiavo a scuola, dissero, oh, aprite un sito gratis su Altervista che dobbiamo fare i compiti. Io studiavo informatica e ho detto perché lo devo aprire gratis? Mi compro intanto mentre impara a scuola mi faccio il mio sitarello, no? E da lì è partito, l'ho sempre avuto quando non ero nessuno, nessuno nelle macchinine. Quindi insomma sono stato un po' un pioniere sotto questo punto di vista, no? Però siccome io l'ho patita tanto questa cosa, ora invece voi vi ritrovate a essere i primi figli di papà, cioè figli di persone, no, figli di papà, ho detto una cacata mostruosa, figli d'arte si dice, figli d'arte. Sì, ho capito cosa. Effettivamente sì, è principalmente cioè quello che sta accadendo, diciamo, molte meno persone che entrano che non provengono da. Cioè, che sono completamente fuori, che entrano nel nostro mondo. Certo. E di molti di più, come hai detto te, appunto, dai figli di arte che ovviamente iniziano prima anche perché secondo me. Comunque sono sempre alla fine è sempre un bel secondo me andare in pista è bello, no? È divertente e comunque nonostante tutto quello che si dice sull'ambiente, secondo me ce ne sono sicuramente di molti peggio e io non lo vedo così male. No, Ovviamente assolutamente, molti assolutamente. aspetti, ma ultimamente anzi. Non vedo così, cioè, un ambiente per dove non portare un ragazzo, a parte alcuni magari, vabbè, momenti Certo, però. certo. Questa cosa, visto che abbiamo parlato di storia, quindi ho fatto l'esempio di io della giovane promessa che ora uno a 14 anni può fare la finale mondiale, praticamente all'epoca mia non esisteva. Mondiale 2016 vinto da no, 2006, scusa, da Pavidis a 40 anni, secondo me mai più succederà mai più una cosa del genere. Io ho vinto l'Italia a 30 anni. Cioè, che sono stato l'ultimo dei vecchi a vincere l'Italia nel 2003, 30 anni tondi avevo. Cioè, voglio dire, anche quello secondo me, boh, cioè, ci sarà un ricambio generazionale e tutto il resto, però difficile possa risuccedere. Non è vecchio 30 anni, cioè, non mi fraintendere, attenzione. Sì. Però, No.
visto la Secondo me più che altro sono altre priorità, cioè non è che una persona non è più, ovviamente quello che penso io è che quando ovviamente uno che ha 16 anni magari va a fare la quinta gara, tu che nei 30 vai a fare la tua, non so, 200esima, Certo. e magari in alcuni casi c'è la motivazione, sono tanti aspetti che appunto, cioè secondo me ne perdi alcuni e magari ne guadagni altri ovviamente. Certo, sono d'accordo, sono d'accordo. No, poi insomma c'è mille uno discorsi anche da fare su questo che comunque ti dilungano e ti portano via del tempo. Ecco, volevo appunto, visto si parlava di storia, chiederti, domanda che ho già fatto anche ai ragazzi la volta scorsa, come secondo te, cioè cosa vedi di diverso, visto che te l'ha vissuto anche dal recupero, cioè quindi vissuto il modellismo in casa prima di cominciare per tanto tempo, volevo capire come vedi cambiato il mondo recente, visto che te non hai soltanto i tuoi 11-12 anni di carriera sulle spalle, ma ne hai molti di più vivendolo di riflesso in casa con tuo padre. È cambiato, secondo me, il livello medio proprio complessivo della gente è molto più, tra virgolette, professionale, no? Adesso arrivare proprio da amatore a fare le gare, io onestamente, in alcune circostanze, però la maggior parte delle persone, secondo me, è molto più, professionale. E poi comunque Allora, aspetta, ti interrompo. Perché ti interrompo? Perché io voglio farti riflettere su una cosa, no? Perché alcune volte, siccome io ho fatto parte della vecchia generazione da giovane e della nuova generazione da vecchio, va bene? Quindi ho entrambe le cose. Cioè, quando ho cominciato io e correva Lenzi, Tortorici, i più bravi erano questi, no? Boero, Fabianelli e compagnia danzante, tutti i pionieri storici, Fabrizio Magi, poi è arrivato Rabitti e compagnia danzante. Cioè, allora, secondo me, quello che veramente è cambiato non è tanto l'atteggiamento professionale, è la mole di tempo che una persona può spendere su questo ciò. Perché? Nel senso proprio di allenamento, di allenamento. Ti faccio alcuni esempi, che a livello di forza pura, cioè ti faccio per dire, no? Cioè, nel 2007, che è l'europeo che io ti ho raccontato prima, che ho fatto, non ho fatto la finale perché mi sono, tutti i casini sono successi. C'era 4 italiani su 10, su 12 in finale. Sì, no, ma io intendevo non il livello alto della gente, cioè che secondo me è uguale, il livello, cioè la Manca tutta la gente parte bassa, perché se prima è l'italiano era 220 di esatto. punta, chiaramente c'è 10, 3, 2 alieni. Barra 3, poi a seconda del periodo storico. Ora siete, ecco, ora dove è cambiato? Nei primi 5 è cambiato, perché mentre prima faccio vedere c'era Tortorici e poi c'era Rabitti, che erano veramente tanto più preparati secondo me degli altri, ma comunque vada, anche quelli gli venivano dietro, facevano le finali all'europeo, la No, no, semifinale ai mondiali, ma cioè. infatti cioè quello che intendevo io non era ovviamente parlando del top, è proprio quello che hai detto te, della parte più bassa. Certo. Però considera anche, per quanto riguarda il top, e poi chiudiamo l'argomento top e passiamo sotto al concetto che volevo dire prima, considera che cioè, diciamo, quando per dire c'era Tortorici, girava tanto, 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 perché lui riusciva, lui lavorava dentro Radiosistemi, negli anni, diciamo, top, e io correvo compagno di squadra, in senso, e lui praticamente andava a lavorare tutta la settimana, quindi già molto diverso rispetto a non andare a lavorare ma a girare solo le macchinine. Però poi il venerdì, sabato e domenica, lui venerdì aveva libero per poter andare a girare e comunque vado anche a lavorare. Non è che aveva ritmi, un dipendente normale che comunque ti mettano un po' la frusta e quanto. Se magari dicevo, guarda, posso non andare venerdì ma andarci, ipotizzo, lunedì, martedì, certo, cioè lui era lì come pilota, non come lavoratore interno all'azienda, cioè quindi il suo compito primario era fare il pilota, no? Ma gli altri, cioè per dire agli italiani non si andava a provare, solo lui ci andava, la stragrande maggioranza. Poi se ce l'avevi a 10 metri ci andavi anche te, cioè capitava Certo. l'italiano a morso umano, i toscani c'erano lì e quindi capitava di fare la gara e tutti gli altri. Ma era difficile, questa moda diciamo è cominciata poi dopo di fare i warm, prima non esisteva il warm up dell'italiano, eh. Puoi chiedere a tuo babbo, non c'era proprio la gara. Non c'era, è cominciata dopo quest'epoca, quindi te dovevi andare a girarci un weekend se volevi e quant'altro. Dopo invece piano piano hanno cominciato, poi hanno cominciato tutti. In più, come ti dicevo, cioè
Fabianelli c'aveva la concessionaria di auto, quindi lavorava, che era un altro dei forti. Grandesso, non mi ricordo che cosa faceva. Comunque erano quasi tutti. Samuele c'aveva il negozio, sì, di modellismo, la pista, per carità, ma è sempre un lavoro. Cioè, te devi sempre lavorare quando, cioè, è diverso, rispetto a dire stamattina mi sveglio, vado, piglio la macchina e parto e vado laggiù. Che poi, anche se nel caso di Samuele, se voleva lo poteva fare, ma se c'aveva una vendita, lui poi faceva anche il rappresentante di diverse aziende e quant'altro. Cioè, io ho sempre lavorato a partire dai 2 anni a scuola. Cioè, tutti i big, Rabitti ha sempre lavorato, cioè, tutti i super big, a parte Tortorici, ma sotto certi punti di vista pure lui, hanno sempre lavorato. Quindi è chiaro che non, cioè, è diverso, proprio diverso. Mentre ora ce ne sono tanti che non lavorano, ma corrono per lavoro. Sì, ho Capito? capito, ho Mentre quello di capito, te del medio livello che si è alzato, primo, è per i materiali, secondo me. Perché oggi la macchina le prendi, le monti e a parte due o tre trucchetti funziona un po' tutto, ecco, nel ho capito. Sì, senso. è Quindi arrivi già in pista per imparare da subito, mentre prima, da lì che cominci a imparare te a guidare, devi capire come fare a stare accesa la macchina mezz'ora. Quando ho cominciato io, che già è una roba che molti te li perdevi per la strada, cioè ci voleva proprio quelli di corcio che erano proprio, continuavano, eccetera, eccetera, no? In più c'era, secondo me, c'era anche molta più, meno aiuto, molta più cattiveria. Mi ricordo quando andavo in pista all'inizio, non ti aiutavano tanto se proprio non trovavi il personaggio giusto, almeno io l'ho vissuto così. Poi magari ho sempre frequentato posti sbagliati, per carità, nel senso. Però manca tutto il basso livello perché non viene più proprio a fare le gare italiane, non ci viene, perché ripeto, io faccio sempre questo esempio. Io credo che Mauro Ongaro, il tuo babbo l'ha fatta la finale italiano, No, no, no. ecco, quindi posso fare anche l'esempio di tuo babbo, tuo padre Mauro Ongaro, babbo di Zanca. Io credo che dei tre, forse una volta ha fatto una finale al campionato italiano massima categoria, si sta parlando. Quindi diciamo expert o all'epoca F1. Cioè, a cose normali, uno così non corre, sta 2, 3, 4 anni, poi va a pescare, va a giocare a videogame, va a fare il tiro delle bocce. Cioè, fa un'altra cosa dove crede di riuscire meglio. Certo, no, è esatto, perché è cambiato cioè, appunto, c'è meno gente, quindi ovviamente è meno, come si può dire, è spalmata, ovviamente ci sono meno persone a livello medio, meno persone, anche se a livello alto probabilmente sono le stesse di quei tempi, meno persone a livello medio, è proprio perché secondo me c'è meno persone, proprio per quello probabilmente. Certo.